È una misura che invece può aiutare, insomma. Innanzitutto noi apprezziamo il fatto che la priorità di questo governo è stato il problema carceri. Ricordiamoci che una pena, che significa la limitazione della libertà di un soggetto, non diventa qualcosa di accettabile se è una tortura. Quindi il sovraffollamento è una priorità e ci piace che il governo abbia iniziato da questo. Detto questo, oggi ci spiegava l'ANM che in realtà questa misura delle celle di sicurezza è già operativa nelle grandi città, cioè a Roma, Milano, e che quindi tutto ciò è stato già sperimentato e che si tratterebbe di un massimo di 48 ore. È chiaro che, così come non vogliamo il sovraffollamento, non vogliamo delle situazioni in cui il detenuto, anche se per poco tempo, non sta in condizioni e ambienti idonei. Quindi è ovvio che può essere una misura eccezionale, va verificata però sul campo. Noi non ci sbilanciamo se prima non vediamo che tipo di impatto ha. Ci dicevano oggi però che è già stata sperimentata. Siamo aperti a vedere le soluzioni. Quello che è importante è che ci sia il totale rispetto del detenuto. Ricordiamoci che stiamo parlando di soggetti che nemmeno hanno avuto un processo, una direttissima, quindi è chiaro che ci vuole anche un trattamento idoneo. Lei ha detto che questo